Anche in questo 2023 i più giovani diventano protagonisti dell'ecocalendario della municipalizzata Aquilana SM. Sono stati infatti gli alunni e le alunne dell'Istituto Comprensivo Giosuè Carducci dell'Aquila a impreziosire con le loro creazioni le pagine dell'ecocalendario che, come ogni anno, ASM produce e distribuisce per facilitare i cittadini nella gestione della raccolta differenziata. Il progetto di collaborazione tra ASM e Comprensivo Carducci, con anche il sostegno del settore ambiente del comune dell'Aquila, si inserisce in un solco che con le stesse modalità era stato già tracciato anche nel 2022. Quest'anno abbiamo provato a fare diversi ecocalendari, uno di questi è quello che deriva dai disegni dei bambini. Quindi dopo i calendari dedicati agli ipovedenti e ai ciechi, questo invece è dedicato ai bambini e ai loro pensieri sull'ambiente. Crediamo molto in questo progetto perché riteniamo che i latori di questo messaggio più importante siano proprio i bambini. I giovani alunni sono quelli che devono essere i messaggeri della differenziata e del fatto che le famiglie poi producano sempre di più differenziata. Purtroppo il Covid ci ha rallentato e quindi sono veramente felice quest'oggi che possiamo coinvolgere nuovamente i bambini e le loro maestre e quindi tutta l'organizzazione scolastica. La partecipazione del Comprensivo Carducci alla realizzazione dell'ecocalendario di ASM si inserisce nella cornice di EduGreen. Si tratta di un progetto ministeriale con al centro l'educazione e la formazione alla transizione ecologica. L'ecocalendario 2023 di ASM è stato presentato al ridotto del Teatro Comunale dell'Aquila e, dopo la presentazione, è stato anche messo in scena lo spettacolo Bianco, Giallo, Verde e Blu, Prenditi cura del mondo anche tu. Un modo ulteriore per sensibilizzare sul tema della raccolta differenziata i più giovani e, grazie a loro, anche gli adulti. Perché è importante portare avanti questo progetto? Perché i bambini, lo abbiamo detto decine e decine di volte, sono coloro che maggiormente possono recepire quelle che sono le buone pratiche della gestione dei rifiuti e trasmetterle in famiglia. Le istituzioni, noi ASM, per quanto possiamo impegnarci, senza la collaborazione dei cittadini sarebbe uno sforzo vano. In questo caso, come in molti altri, ma soprattutto in questo caso la collaborazione di tutti è fondamentale e bisogna ripartire dai bambini. I bambini con la loro gioia, con i loro sorrisi che ci allietano questa giornata, hanno peraltro fatto un calendario bellissimo, quindi non posso che ringraziarli e sperare che questo progetto vada avanti, non solo vada avanti, ma si possa allargare il più possibile a tutti gli istituti